Cortona presenta il suo calendario di eventi, cultura, spettacolo e sport in un'unica vetrina. La stagione dei grandi appuntamenti cortonesi, dunque, è ripartita. Un elenco di macro eventi che verranno organizzati nei prossimi mesi a Cortona. Era giusto così, perché questo è stato chiesto non solo dalle associazioni ma anche dalle attività ricettive, non solo. Quindi già promuovere gli eventi certi è un qualcosa che stimola anche l'arrivo a Cortona a parte i turisti, non solo. Quindi noi abbiamo in itinere, partendo evidentemente da quello che è stato un risultato eccellente di Chianina e Sirà, ma anche della mostra del Vitellone alla Fatticciola, con una due giorni fantastica, e andremo poi a significare quello che è l'organizzazione dei Cortona in Fiore, il Rame, ma non solo questo, l'Archidado, abbiamo anche il Festival con la Kilowatt e abbiamo anche, diciamo così, la nostra Cortona Antiquaria fino ad arrivare allo Street Food di settembre. Ma sarebbe riduttivo questo, perché stiamo già lavorando per il Natale 2022. Nel programma, che va dalla primavera al prossimo autunno, spiccano la mostra su Pietro da Cortona, la 60ª edizione di Cortona Antiquaria e la 12ª edizione di Cortona On The Move. Quest'anno avremo anche l'ingresso di due nuovi festival, Kilowatt Festival e Nume Academy Music Festival, che appunto nel mese di giugno e di luglio animeranno l'estate cortonese, dando un occhio in particolare anche alla grande musica con il Festival di Musica Sacra e altri eventi collaterali. Anche all'interno dell'assessorato sport state preparando grandi sorprese. Sì, è proprio l'anno della ripartenza, serviva proprio un momento come questo per ripartire alla grande, quindi saranno riconfermate delle manifestazioni ormai storiche come la gara di ciclismo del 1 maggio della Val di Pierle, nuove gare sempre di ciclismo il 5 giugno, la Val di Colli Cortonesi, autoraduni, ma anche tanti altri eventi che sono in corso di organizzazione. Una delle più grandi novità è che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dell'Ite Laparelli sta organizzando, in collaborazione con il Comune di Cortona, la Settimana dello Sport, che si terrà dal 23 al 27 maggio e vedrà coinvolto tutto l'Istituto Signorelli con il Comune che coadiuverà l'organizzazione. E poi, pandemia permettendo, tornerà Sport sotto le Stelle, che abbiamo in programma per venerdì 24 giugno 2022.